Evitare altre tragedie e rendere ancora più severe le misure previste nel codice rosso approvato nel 2019. L'uccisione di Giulia Tramontano e del suo bambino, che sarebbe nato tra 2 mesi, ha scosso l'opinione pubblica e ha dato un'accelerata al disegno di legge antifemminicidi varato da Palazzo Chigi, con pene più alte per i recidivi, l'arresto in flagranza differita e poi più stringenti misure di precauzione per le vittime. 15 articoli che prevedono una stretta anche sull'azione dei magistrati. Adesso ci saranno al massimo 30 giorni di tempo, sia per fare le richieste di misure cautelari dei magistrati, sia per la loro applicazione da parte del GIP. Abbiamo ritenuto necessario intervenire su alcuni snodi per rafforzare le misure di prevenzione e quindi le misure cautelari da una parte e dall'altro per velocizzare i tempi dell'intervento, il ricorso al braccialetto elettronico, la distanza dell'uomo violento dalla possibile vittima, rafforzato anche l'ammonimento, che è il primo passo, è il passo che può fare direttamente il questore. Per chi contravviene al divieto di avvicinamento, per cui bisognerà mantenere una distanza minima di 500 metri, è previsto il carcere da 1 a 5 anni, ma è consentito pure l'arresto in flagranza differita, una novità che rende possibile poter dimostrare l'omicidio con video, foto e supporti telematici entro 48 ore dal fatto. Per i reati di violenza contro le donne verranno inoltre creati pool di magistrati specializzati e del resto Giulia Tramontano è solo l'ultima di una lunga serie di femminicidi nel nostro paese. Nei primi mesi del 2023 sono già 14 le donne uccise in Italia, nel 2022 ci sono state 55 vittime e nel 2021 quasi 70, secondo i dati del Viminale.